Caltagirone, città della ceramica ma anche dei presepi, anche quest'anno tantissimi visitatori affascinati dalle oltre 50 rappresentazioni della Natività esposte in ogni angolo del paese. E i comuni del territorio puntano adesso all'Expo di Milano. Ma ci racconta tutto Roberta Marilli. Bambini stupiti fotografano con il loro smartphone una rappresentazione millenaria. Non c'è istantanea migliore per illustrare la magia del Natale a Caltagirone, città della ceramica e dei presepi, meta come ogni anno di turisti e scolaresche da tutta la Sicilia. Io faccio i presepi di tutto il mondo, quindi ora vedrò di trovare qualche presepe di qualche nazione che non ho. Ti piace il presepe? Sì. È più bello il presepe o l'albero di Natale, le palline, le luci? Il presepe. Siete tutti per il presepe? Sì! Siamo tradizionalisti! Presepi tecnologici in acquario o auto della polizia, presepi dal mondo per raccogliere fondi e aiutare i bambini africani, in cotone, a punto croce o con personaggi storici. Sono una cinquantina le rappresentazioni della Natività esposte in chiese, musei, negozi e in botteghe artigiane. Quelle botteghe riuscite a resistere alla crisi e alla concorrenza grazie a qualità e piccole dimensioni. Qui mani sapienti modellano l'argilla per dare vita ai personaggi del presepe, che dall'Ottocento sono realizzati interamente in terracotta. Ed è proprio il binomio turismo e ceramica il volano da cui, secondo il sindaco, può ripartire l'economia di Caltagirone, comune oggi in dissesto e che anche a Natale deve far fronte a proteste di disoccupati e netturbini senza stipendio. Prossima sfida, portare la ceramica calatina e i presepi artistici sotto gli occhi di tutto il mondo su un palcoscenico internazionale unico, l'Expo 2015 di Milano. Noi siamo comune capofila, ci stiamo muovendo anche con gli altri comuni del comprensorio per presentare un progetto che a livello ministeriale potrebbe fornirci i finanziamenti necessari per partecipare come territorio. Noi chiaramente rappresentiamo non soltanto artigianato ceramico ma anche agricoltura.